Vai. Di ritorno nella cucina di Andrea Berton, oggi per il dessert, come una volta ogni 4 o 5 ricette, Andrea ci regala la ricetta di un dessert. Buongiorno Andrea, oggi cosa ci hai preparato? Bentornati ad Affari Italiani, cosa vi ho preparato oggi? Vi ho preparato il tiramisù. Ah, un grande classico. In un classico dolce italiano che non sappiamo se è nato in Friuli, se è nato in Veneto. Lo scopriremo presto. Teorie diverse. Però questa è la mia versione. La mia versione viene servita nel bicchiere. Sì. Io ho già inserito all'interno del bicchiere la crema di mascarpone che ho preparato con dei tuorli d'uovo. Quindi crema di mascarpone, tuorlo d'uovo e latte. Quindi una crema inglese con mascarpone che ho già posizionato all'interno di questo bicchiere trasparente. Quindi questa forma qua. Cosa faccio? Aggiungo un biscotto al caffè e lo bagno, lo ammorbidisco con un po' di caffè espresso, quindi con questo pennello mi aiuto e bagno il caffè, quindi faccio assorbire a questo biscotto un po' di caffè, lo posiziono al centro del bicchiere in questo modo. Perfetto. Altro caffè all'interno del sifone, un caffè tiepido, quindi ho fatto una crema di caffè che ho posizionato all'interno di questo sifone, quindi c'è la crema fredda di mascarpone che va a contrastarsi con l'effetto caldo della crema al caffè, quindi c'è questo caldo freddo Che diventa molto, ancora, molto più piacevole quando si assaggia il gusto del tiramisù. Quindi aggiungo questa crema di caffè in questo modo che va a riempire poi il bicchiere. Quindi anche la quantità non deve essere troppo esagerata, ma deve essere bilanciata per sentire bene i sapori che ci sono, quindi che il mascarpone e il caffè devono essere equilibrati. Certamente. Cosa c'è nel tiramisù sopra normalmente? La polvere di cacao. Esattamente. Che è difficile sempre da mangiare perché sì, delle volte ce n'è troppa. Cosa ho voluto fare io? Invece della polvere di cacao ho creato un croccante al cacao, quindi questo croccante al cacao che appoggio sopra al bicchiere e mi crea l'effetto del cacao. A questo punto lo vado a scaldare leggermente per bellissimo, attaccarlo al bicchiere. Bellissimo, guardate che effetto meraviglioso. Quindi scaldo questa cialda di cacao, scaldandola così si aggancia al vetro del bicchiere, quindi rimane bloccata, quindi non ho la difficoltà di o la problematica che si sposta durante il movimento, quindi vedete che così l'ho ancorata bene al bicchiere. Fantastico. Questo è il tiramisù che presento io in questa versione. Magnifico. E insieme al tiramisù oggi abbiniamo anche un vino. Bene. E Lorenzo. Come? Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Ci sta portando buongiorno, al passo. Eccoci. Che cosa abbiamo scelto? Un grande classico come il tiramisù, anche un grande classico italiano, un sagrantino di Montefalco, tenuto a Castelbuono. Siamo in Umbria. È un 2011. Eccolo qua, un passito. Questo è un passito delle cantine Lunelli. Le cantine Lunelli. Quindi ecco, un passito qua, che si abbina molto bene al tiramisù e che io ho amato fin dal primo momento che mi hanno fatto assaggiare. Ah, quindi è una tua scelta anche. La mia scelta condivisa con Lorenzo. Certo. Ha questo colore molto intenso. Sì, è un rosso rubino molto interessante. Guarda che colore. Note di bergamotto, anche una nota finale di liquirizia, quindi qualcosa di molto interessante che poi ritrova riscontro all'interno del tiramisù. E a questo punto cosa succede nel tiramisù? Appunto! Bisogna romperlo. Certo. Bisogna romperlo e far entrare il cacao all'interno. E allora chiudiamo poi con questo. Andrea lo andrà ad assaggiare. Eccolo, creato bellissimo l'effetto. Buon tiramisù a tutti e ci vediamo per la prossima ricetta. Grazie Andrea Berton di questi bellissimi regali di grande cucina. A presto.